è molto importante che Beatrice sia solo un simbolo in realtà, ma che comunque possa trainare le persone ad avere una consapevolezza maggiore, che è la cosa che mi preme di più, insomma, che la mentalità rispetto a questi argomenti, quindi la disabilità, cambi. Un premio alla piccola guerriera, Beatrice, ma anche a una famiglia che l'ha sostenuta in un anno in cui sul fronte della sensibilizzazione è stato fatto un grande passo in avanti, sempre al suo fianco, mamma Valentina. Tutto è partito dalla sensibilità della passionaria di San Vito, Stefania Pontarollo, che vedendo gli occhi di Beatrice ha capito che bisognava invertire la rotta. Poi Rete Veneta ha messo assieme le istituzioni, ha raccolto la voce della gente, ha rimarcato che una città, se non è a misura di tutti, non può definirsi tale. Tutto è partito da una piccola giostra in cui anche Beatrice ora può entrare con il suo mezzo speciale. Con il passare dei mesi quelle giostre sono diventate tre, ma il risultato della campagna di sensibilizzazione va oltre quei parchi divertimento aperti veramente a tutti. La cosa fondamentale, credo sia continuare ad instillare un po' nelle persone l'idea che le persone che hanno una qualsiasi forma di disabilità o di inabilità o di problematica, insomma, sono prima di tutto, come ho detto altre volte, delle persone, quindi vanno viste come persone e quindi devono avere in egual modo gli stessi diritti di tutte le altre persone, appunto. Proprio per il loro impegno, Beatrice e la mamma sono diventate testimonial di un impegno per il sociale, un impegno rispettoso e attento verso chi ha meno possibilità, un impegno che più che valere un premio è valso un riconoscimento per l'insegnamento che la famiglia di Beatrice ha offerto alla città e al Veneto intero.